Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per filmare un video un po' particolare. Come vedete nell'inquadratura, sono qui con il kit della mia nuova bambola Reborn, che penso che abbiate già visto nel video della box opening. Se non avete visto quel video, ve lo lascio qui nelle schede. Comunque, vi rifaccio vedere la testolina. Ok, questo qui è il kit che mi piace tantissimo, è il kit Claire di Anne o Ann Timmerman. Ed è davvero un bel kit, come vedete a occhi aperti. Eccolo qui. E dovrebbe essere un kit femminile, ma in realtà io lo realizzerò nella versione maschile perché mi sembra un maschietto, quindi sì. Ok. E appunto il primo step del reborning consiste nel bagnetto del kit. E ho pensato di rendervi partecipi mettendo alcune clip del bagnetto alla fine di questo video, mentre invece adesso vi darò delle informazioni. Allora, è molto importante fare il bagnetto al kit prima di iniziare a dipingerlo perché sul kit stesso ci sono delle sostanze, non so se si vede, ma sembra leggermente unto, sono delle sostanze che proteggono il kit in un certo senso, ma che prima di dipingere appunto il kit vanno assolutamente eliminate. Quindi il bagnetto è un passaggio fondamentale prima di iniziare a realizzare una bambola reborn e avviene appunto lavando il kit in acqua e sapone. Io uso un sapone abbastanza delicato, però è comunque un sapone per i piatti, quindi una cosa estremamente sgrassante. Non utilizzo prodotti particolarmente forti perché potrebbero danneggiare il vinile, però mentre prima usavo un sapone per neonati, poi mi è stato consigliato di utilizzare un sapone per i piatti. Quindi appunto utilizzo un prodotto per le stoviglie, anche se non particolarmente aggressivo, altrimenti potrebbe rovinare il vinile. E poi per fare questo bagnetto utilizzo questo guanto, che è un guanto per lavare i bambini in realtà, e potete utilizzare anche una spugna, ma non di quelle estremamente dure. Magari se avete una spugnetta per bambini è meglio, perché se la spugna è troppo ispida o troppo dura rischiate di rovinare il kit. Quindi io utilizzo questo qui, che è di tessuto, molto morbido, non rovina, però comunque pulisce. Quindi lo utilizzerò per pulire appunto le superfici omogenee. E invece per pulire le varie pieghine, ad esempio qui, in queste parti, sotto i piedini, tra le dita, dove comunque è molto importante pulire, utilizzerò questo, che è uno spazzolino della Oral-B per neonati. E in teoria uso questo qui anche quando metto i capelli alle mie Reborn, perché mi aiuta a pettinarli mentre li inserisco con l'ago all'interno della testa. E ho deciso di utilizzarlo anche per il bagnetto questa volta, visto che ho notato che molte persone lo utilizzano per lavare appunto nelle pieghine, quindi in questo modo. Penso che sia perfetto perché ha le setole molto molto morbide, essendo per bambini, e molto piccole, quindi sì, direi che è perfetto. Quindi sostanzialmente in questo video vi farò vedere il bagnetto del kit, ovvero il primo step del reborning. Poi non so se quando uscirà questo video l'avrò già detto su Instagram e su Facebook, ma adesso vi rivelo anche il nome del piccolo, quindi della mia futura Reborn, che adesso è in queste condizioni, ma che insomma verrà realizzata, ovviamente. Allora, il nome è un po' particolare, so già che a tantissimi non piacerà, però è un nome che per me ha tanti significati, che adesso vi spiego. È anche un nome lungo. Allora, questa nuova Reborn si chiamerà Jay Angus Ryan, quindi sono tre nomi, lo so che sono tanti e probabilmente se non so dovrò mettere il nome nel titolo dei video metterò solo il primo nome o i primi due. Allora vi spiego, Jay l'ho preso da Jay Gatsby, non so se avete visto il film o avete letto il libro, comunque quel personaggio, ecco. Poi Angus l'ho preso da Angus Young, che è il chitarrista e fondatore, mi pare, del gruppo AC/DC. E poi Ryan è stato messo perché le iniziali JAER formano il titolo di una canzone dei Green Day, che sono la mia band preferita, e quella canzone è stata utilizzata in un film del 1995 che si intitola casualmente Angus, quindi veramente assurdo. E ci sono un sacco di coincidenze, queste cose mi piacciono tantissimo, quindi sì, il nome definitivo è Jay Angus Ryan, anche se è lungo, e anche se Angus sembra l'hamburger, lo so che sembra l'hamburger, ma comunque mi piace perché per me ha un altro significato. E quindi niente, in questo video vi ho fatto anche il name reveal, se così lo possiamo chiamare. Adesso vi metto le varie clip del bagnetto.
E niente, io spero che questo video vi piaccia, insomma, se è così lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, vi lascio alle clip del bagnetto!